amici sportivi della Quesola, più cordiale buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il campionato nazionale juniores, epilogo finale per quanto riguarda il girone G di questa categoria, perché qui allo stadio, all'antistadio Achilli, si gioca lo spareggio per continuare la corsa, una lunga corsa io direi, verso il titolo nazionale, di fronte Orvietano e San Benedettese, che sono Alessandro Marini e Lorenzo Virili della sezione di Terni. Foto di rito con bordature bianche per l'Orvietana, che è pronta per fare questa sfida importante, come dicevamo. Direttore Fiumi in perfetto orario, pallone lungo, va a Cerquitelli. Cerquitelli si accenta, Cerquitelli, zona tiro, Cerquitelli può allargare per Martini, il destro di Cerquitelli al lato, va a scambiare con Cerquitelli, ancora Martini, il cross in mezzo, il colpo di testa di Paoletti e il gol di Paoletti, e il gol di Paoletti, l'abbiamo chiamato, si è inserito perfettamente sull'assist di Martini. E colpo di testa, nulla da fare per l'estremo difensore Capretti, Orvietana che sblocca il risultato con Paoletti. Ancora Marocchi, il taglio di Bianco, la palla è buona, c'è stato anche un braccio dietro Cerquitelli. Cerquitelli sbaglia tutto. Aveva fatto una grande azione Bianco sull'assist di Marocchi, che apre per Musai. Si muove Lupi, eccolo servito il numero 7 sulla corsia di destra, possibilità per il cross, vediamo se riesce, pallone basso dentro, Bianco, palla che gli rimane lì, poi Martini, gol! Martini 2-0, Martini 2-0, festeggiato dai suoi compagni, Martini, con dedica a difendere l'interno dei 16 metri Orvietani, pallone scodellato in mezzo, c'è una deviazione, Formiconi in plastico senza problemi, si accentra, fa filtrare Di Donato, attenzione limite Di Donato, prova a piazzarla senza trovare la porta, tentativo del numero 8 che aveva trovato lo spiraglio giusto, Scaletti, anzi Di Donato, ancora in avanti a cercare Rossi, in profondità per Collini, si inserisce Paoletti, attenzione, palla al limite, conclusione centrale, ancora bene Formiconi, tentativo da parte di Rossi, fuori dal rettangolo di gioco in 10 uomini la formazione della Sam, batte l'angolo in mezzo, c'è la palla che rimane lì, ancora conclusione da parte di Musai, fuori di poco, ora con calma Armata, pallone tagliato in mezzo per Stoppaccioli, Stoppaccioli ancora tutto solo, controllo e sinistro indirizzato sotto la traversa, ma centrale Formiconi attento. Eccoci di nuovo collegati con l'antistadio Achilli, doppio cambio da una parte e dall'altra, esce Marocchi per l'Orvietana, dentro Marcheggiani ed esce Mascaretti e al suo posto dentro Mancini, buona mattonella per l'Armata che fino a questo momento la gioca subito corta, attenzione, pallone in mezzo, taglia tutta l'area di rigore e finisce dalla parte opposta dove la controlla Paoletti. A servire il compagno Rossi, limite dell'area, attenzione, pallone per Colletta, zona tiro, Colletta allarga molto bene ancora a favore del compagno, pallone all'indietro, conclusione centrale ancora Formiconi, conclusione ancora di Donato, pallone centrale per Formiconi, centralmente per Musai, si allarga Cerquitelli, tocca per lui, arriva a sostegno Martini, bene Martini, numero 2 con Musai, si gira Musai, attenzione, va fuori un avversario, anche un altro, zona tiro Musai, destro alto, tutto molto bello questa azione, giocata corta, pallone all'indietro, il cross di Contartese, il colpo di testa di Lupi, palla che rimane lì ancora,
da parte del numero 11 Rossi, che prova una conclusione dalla lunga distanza. Si distende anche il portiere Formiconi a tenere il possesso. Martini, Musai attaccato, ma c'è Cerquitelli, ancora Cerquitelli, attenzione Cerquitelli, zona tiro, Cerquitelli, il destro centrale. Tutto bene, è mancata la conclusione angolata. Intervento pulito di Draghi sulla sfera, va a scambiare con il compagno, poi ancora Bianco, avanza Bianco, zona tiro, ci prova! Un tiro velenoso che si alza non di molto oltre la traversa, non di molto. Buona la prova ancora di Riccardo Belliccioni, buonissima, al suo posto con il numero 20 Giacomo Boccia. Marcheggiani, ancora Draghi dentro per Giordano, ancora Giordano va sul fondo, la mantiene viva, riesce a metterla in mezzo e poi il fallo mi sembra abbastanza evidente su Draghi. L'arbitro dice che è tutto regolare, ruba palla Martini e poi va a tentare una conclusione tutt'altro che semplice dalla lunghissima distanza, palla che si alza non di molto oltre la traversa, può avanzare, guarda quanti sono dall'altra parte, il pallone è per Draghi. Draghi, limite dell'area, Draghi, il tocco per Cerquitelli che sbaglia il tap-in del 3-0. Fatto filtrare, attenzione Marcheggiani, ruba palla Marcheggiani, si invola Marcheggiani, attaccato e fermato da Saladin. E poi ancora si scontra con De Luca, arriva anche Capretti. Si scaldano gli animi in questo finale di partita. L'arbitro va a richiamare tutti. In mezzo anche la panchina dell'Orvietana, mentre l'arbitro cerca di sedare gli animi. Ancora discussioni in mezzo al rettangolo, la partita che fino a questo momento è stata assolutamente regolare, senza tanti contatti ai limiti dell'agonismo, però vediamo se l'arbitro ha fischiato la fine della partita oppure no, mi sembra di sì. Vediamo un po' che succede. Ha fischiato la fine il direttore di gara. Allora Orvietana che vince 2-0 questa sfida che si è un po' rovinata in questo finale per qualche discussione, di troppo. Allora, un altro bell'obiettivo raggiunto, si va alla fase nazionale. Bene, allora il nostro primo obiettivo era arrivare a fare i playoff, come avevo detto in settimana e l'ho detto allora ai ragazzi. Oggi aspettavamo questa finale e il primo obiettivo che abbiamo messo a tiro era vincere per accedere alle fasi nazionali. Ovviamente sarà un cammino lungo e tosto, però sti ragazzi se lo meritano per tutto quello che hanno fatto durante l'anno e durante le settimane per preparare questa partita. Oggi la partita l'abbiamo messa subito dove volevamo, 2-0 il primo tempo, potevamo largamente il primo tempo finire il risultato con qualche gol in più, però un po' la caratteristica di questa squadra è anche questa, che crea tanto e segna poco, però oggi bastavano i due, abbiamo difeso in maniera esemplare perché non credo che Formiconi, se non qualche uscita alta, è stato impegnato, so la forza che c'è a sto gruppo e quando gli chiedo di difendere con cattiveria e su tutti i palloni, a sta squadra non è facile fargli gol. Senti, hai qui accanto a te il capitano che è un po' il portavoce della squadra, che cosa gli diciamo?
prova a fargli una domanda tu, dai, fammi così. Beh, a Riccardo l'ho voluto qui con me perché Riccardo è la bandiera di questa squadra. Riccardo ha fatto tutto il settore giovanile con l'Orvietana, è stato sempre con noi e quest'anno per lui, che è un 2005, questa è l'ultima esperienza col settore giovanile, quindi non è che se la merita, se la stramerita. Poi è uno che durante la settimana martella, tiene sempre tutti i compagni sul pezzo, e è un grosso aiuto avercelo in squadra, e ti dico, è il secondo allenatore in campo, quindi so contento di averlo allenato, ma sto gruppo io lo sapevo che era forte, anche se estate quando l'abbiamo preparato a questa squadra io sapevo che avrebbe fatto molta strada, arrivare a pensare che magari, ecco, l'11 maggio giochiamo le finali nazionali, magari era un sogno, però questo sogno si è realizzato e adesso perché non sognare ulteriormente? Quindi lascio la parola a Riccardo che se la merita tutta. Allora, al termine della partita, dopo i vincitori, tocca ai vinti, che però escono ancora una volta con l'onore delle armi, perché insomma avete subito questo 1-2 micidiale nel primo 20 minuti, poi piano piano, anche negli ultimi 20 minuti della prima frazione e anche per buona parte della seconda, l'avete condotta voi la partita, un po' spuntati. Disamina perfetta, perché dopo il 2-0, direi letale, è giusto perché l'Orvietana ha fatto la sua partita con le sue caratteristiche, però dopo il 2-0 abbiamo giocato solo noi. Verso gli ultimi 20 minuti del primo tempo abbiamo avuto tre occasioni importanti che non siamo stati capaci di sfruttare, di realizzare, e qui purtroppo è la differenza. Poi sì, il secondo tempo, io sinceramente ripeto, dopo il 2-0, una squadra che ha giocato palla a terra, ha fatto girare il pallone, siamo stati noi. Certo, il vantaggio del 2-0, anche della partita, dei due risultati utili, è normale che l'Orvietana abbia giocato così, e ha difeso in maniera composta, ordinata, e poi gli faccio i complimenti perché la squadra fisica, ben messa in campo, con delle individualità di spicco importanti. Può aver pesato questi 120 minuti della partita di mercoledì? Ti correggo, 130, con l'esattezza 134 minuti, perché oltre ai tempi supplementari, e qui torno a ripetere, nell'insieme finale non abbiamo la terna arbitrale, insomma, ci sono stati 15 minuti di recupero tra il primo e il secondo tempo, tra il primo e il secondo tempo supplementare, alla fine, cioè, in 10, attenzione, abbiamo giocato 75 minuti in 10 e abbiamo giocato solo noi. Ci siamo difesi correttamente, e questo vuol dire che c'è un'organizzazione di gioco. Oggi non voglio assolutamente ricriminare sulle assenze importanti, ma chi ha giocato ha fatto una partita importante anche oggi, e come dicevamo prima, dopo il 2-0 io credo di aver visto giocare una squadra, e quella era la nostra, però merito all'Orvietana che ha saputo controllare e gestire bene la partita. Ci si riprova il prossimo anno? Ma noi abbiamo, sinceramente, abbiamo fatto già tanto, e mercoledì è stata una chicca importante qualificarsi contro l'Atletico Ascoli, imbottito di giocatori della prima squadra, con 8-2005. Se va a rivedere la distinta, oggi noi eravamo pieni di 2007, dentro e fuori. Torno a ripetere, le assenze sono importanti, per l'amore di Dio, però chi ha giocato una grossa partita, chi ha sostituito gli assenti ha giocato una grossa partita. Merito ai ragazzi che dal 31 luglio ci siamo guadagnati questa finale, meritatissima. È vero, con l'Orvietana abbiamo perso tre volte, però sinceramente, ma pure nella partita d'andata a San Benedetto, l'unica prestazione veramente dove loro sono stati veramente forti è la partita di ritorno, dove abbiamo perso 4-1, e lì l'Orvietana è stata devastante. Però nelle altre due partite, compresa questa finale, sinceramente, mi sembra che noi abbiamo fatto vedere qualcosa di più sul livello tecnico e tattico della squadra, insomma, ecco. Però
complimenti all'Orvietana e soprattutto un grosso in bocca al lupo per il proseguo della fase nazionale. Allora Riccardo, ha detto bene Giuseppe, adesso si va a giocare contro tutte le migliori della vostra categoria e ci siete anche voi. Sì, sicuramente è un risultato magnifico che credo non è mai successo nelle tre file dell'Orvietana di arrivare a questo risultato. E noi ce l'abbiamo messa tutta, penso da inizio agosto, sì, fino adesso tutti sul pezzo, fino adesso l'obiettivo era questo, insomma. Senti, oggi partita che voi avevate sentito particolarmente, al di là delle due vittorie che avete avuto con questa squadra in campionato, però siete entrati con quella determinazione che vi ha fatto subito cambiare passo. Beh sì, il mister ci ha chiesto di portarla subito dalla nostra parte e ecco, abbiamo provato a fare questo, ci siamo riusciti, infatti 2-0 fine primo tempo, poi ci siamo chiusi, ecco. Siamo ripartiti così e la partita è terminata, però è stata una bella gara. E adesso? Che cosa vi aspettate? Adesso la testa è sempre questa, anzi si punterà sempre a livello superiore, questo è poco ma sicuro. Va puntato a un livello superiore perché noi non ci vogliamo fermare qui, e più avanti andiamo e meglio è, ecco, ce la metteremo tutta. Okay. Grazie. Va bene? Grazie. Oh! Yeah!